Amici telespettatori, buonasera, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Siamo ospiti della struttura del BB Albergo La Manna, siamo a Taranto, San Vito, via San Vito 10. Beh, questa bellissima struttura che allieta le nostre e le vostre serate con Polifemo. Siamo ormai a quasi fine ottobre, però devo dire il clima clemente ci consente di tenere queste trasmissioni all'aperto. Chi l'avrebbe mai detto? Almeno il nostro sud e la nostra Taranto ci offrono queste gioie, tra virgolette, climatiche. Una puntata in cui parleremo di regione, parleremo di sviluppo del territorio, parleremo di Taranto. E lo faremo con, innanzitutto, con due consiglieri regionali, incominciando dal dottor Giuseppe Turco. Buonasera, buonasera dottor Giuseppe Turco, consigliere regionale eletto nella lista. Mi aiuti con Emiliano, la dicitura, perché ci sono varie state varie liste. Mi metti in disagio perché mi confondo. Anche. Vabbè, la Puglia con Emiliano. La Puglia con Emiliano. Con Emiliano. Vabbè. Perché feci facsimile sbagliando la... e quindi... Luigi Morgante, consigliere regionale, area popolare, sì, e quindi abbiamo qui queste due realtà, maggioranza e minoranza, centrosinistra e centrodestra. Centro, è un'area. Centro moderno. E poi, in rappresentanza di Forza Italia, l'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore regionale di Forza Italia, dei giovani di Forza Italia, Forza Italia Giovani, mi pare che sia la dicitura. Dulcis in fundo, last but not least, un gradito ritorno, il dottor Giuseppe, dottor Pino Lessa, già consigliere comunale, politico di lungo corso, direttore dell'ACI di Taranto, che ha più di qualcosa da dire e che chissà, mi dice qualche uccellino, che starebbe dando vita ad un preriscaldamento per un gran ritorno in politica. Vedremo. Lo stretching. Io con i miei chili ho perso questa dimestichezza con la terminologia degli allenamenti. E allora partiamo dalla maggioranza in regione, partiamo da Peppe Turco. Emiliano le cose non le manda a dire, prende di petto certe situazioni, poi chiaramente ci possono essere decisioni che ovviamente creano consensi o creano dissensi. Partiamo dal primo tema, anche un tema a lei caro, chiaramente, quello della sanità. Emiliano non ha ritenuto opportuno ancora nominare un assessore, pur avendo ovviamente uno staff, un ufficio ad hoc per quanto riguarda il settore della sanità, ma c'è questa situazione di chiusura di reparti, di chiusura di pronto soccorso. Abbiamo visto le proteste di Grottaglie. La domanda che il cittadino si pone è questa: in che misura si può razionalizzare, perché comunque bisogna fare i conti con le cifre, con le spese, e parimenti garantire il servizio. Mi spiego: se io chiudo il pronto soccorso del Moscati, per capirci, o il punto nascite di Grottaglie, come posso garantire ugualmente il servizio? Non vanno a congestionarsi le strutture restanti? Dipende da come si organizza, perché il sistema sanitario... è un operatore della materia, è stato direttore del 118, quindi ci può dare delucidazioni. Dipende se facciamo politica attraverso la sanità, e allora va qualsiasi cosa bene pur di parlare male. Se invece si fa un discorso per ottimizzare risorse in funzione di ottimizzare quelle che sono le prestazioni da erogare poi ai cittadini, ai futuri pazienti, me compreso, allora si vede in un'ottica diversa. Io ho avuto la fortuna di non attaccare né il centrodestra né il centrosinistra, obiettivamente, perché sono critico ogni volta che c'è una rimodulazione della sanità in Puglia, perché reputo una questione molto delicata.
giudicata. Quando si parla di chiusura, non l'ho fatto con Fitto, non l'ho fatto con Vendola, ecco, questo è il concetto, non ho mai utilizzato la sanità per fini politici o elettorali, perché reputo che sia un problema molto delicato, come delicato ecco quello che stiamo facendo adesso in regione col gruppo, con Pisicchio e con Pellegrino, per garantire i farmaci antiepatitici diretti a tutti, per dirne uno, e quindi abbiamo coinvolto l'intero, no? L'intero consiglio, perché mi sono affidato alla loro esperienza anche di consigliere di maggioranza, da Cor a Forza Italia, eccetto i grillini che non ho. A proposito dei grillini, mi perdoni se la interrompo. Io ho massimo rispetto per il Movimento 5 Stelle. Sì, ma vorrei parlare di cose serie. Prego, prego. No, poi voglio dire che io li ho invitati, non sono venuti. No, ma parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie, perché la sanità è una cosa seria, quell'altro è un aspetto marginale ormai della politica nazionale, non mi interfaccio con chi non vuol discutere, voglio dire. No, ma non si sono neanche presentati. No, ma non parlavo dell'inesistente, io non parlavo dell'esistente, parlavo di loro con cui si discute, ogni tanto ci troviamo in sintonia su alcune problematiche, anche se di Forza Italia, di Gore, di Area Popolare, diciamo sì, no? Per il bene, altrimenti non è politica, voglio dire. Andiamo. Una situazione che si ingangrenisce per non risolvere un problema. Quindi andiamo nell'ambito sanitario, quindi ci sono dei tetti di spesa, ci sono comunque dei limiti economici. La Puglia in 30 anni ha avuto sempre questa differenza di trasferimenti, basta prendere l'esempio tra Emilia Romagna e Puglia, voglio dire, non lo troviamo adesso, lo abbiamo sempre, siamo sempre a soccombere sui trasferimenti da parte di Roma, che per alcuni è Roma ladrona, per noi è sempre una Roma matrigna, non ci garantisce quello che garantisce la spesa pro capite dell'Emilia Romagna o della Lombardia. Al netto di questo occorre riordinare un po' il settore, il servizio sanitario regionale, non si fa con la chiusura, sono d'accordo con tutti i cittadini e con tutti voi, si tratta di convertire ancora il riordino, il piano di riordino non è attuativo, bisogna limarlo, bisogna verificare, alla luce anche dei maggiori trasferimenti adesso che ci sono stati, se è vero come è vero che c'è questo impegno da parte del Premier Renzi, parto dal presupposto che non sono un renziano, quindi non vengo a fare campagna elettorale per Renzi, ecco, io sono semplicemente un rappresentante della Regione Puglia e della mia provincia. Ecco, nel sud. Allora, il problema Grottaglio, il problema Moscati, il problema è che per un non operatore sanitario dire chiudere un pronto soccorso non è reale, convertire sì. Guarda, e cosa si intende? Cosa si intende? Io spesso parlo con i cittadini e parlo anche con i colleghi e mi interfaccio e chiedo aiuto a loro per avere la soluzione del problema. Se andiamo al Moscati, viene gestito da operatori in gamba del 118. Se parliamo dei reparti che sono lo specchio di quello che avviene in pronto soccorso, non penso che siano al collasso, anzi stanno operando al meglio. Il problema è che bisogna potenziare poi gli ospedali centrali, il POC, quello di Taranto, perché altrimenti andiamo incontro a un sovradimensionamento da parte di quel pronto soccorso, anche se si sta limando per bene e si sta affrontando con delicatezza quel problema del pronto soccorso del Santissima Annunziata. Quindi convertire, riconvertire un ospedale non è facile, occorre naturalmente che i cittadini innanzitutto. E dice conta la qualità del servizio. La qualità del servizio innanzitutto. Dai numeri, e non possiamo avere qualità di servizio eccezionale a distanza di 30 km, ma non è detto che quell'ospedale di Grottaglio non diventi un fiore all'occhiello per quanto riguarda il riordino sanitario regionale. Aspettiamo, verifichiamo, perché ancora è tutto in alto mare. Bisogna capire, come il centro risveglio adesso che è avvenuto in quel di Bari, adesso tutti saranno d'accordo perché noi manchiamo di quei centri specializzati in quei settori. Vediamo un attimo quello che accadrà una volta che sarà approvato e andrà in porto il riordino ospedaliero. Morgante, riprendiamo il discorso della sanità e poi mi piacerebbe anche affrontare un altro tema, perché vogliamo parlare di sviluppo, vogliamo parlare di infrastrutture e ci abbiamo un aeroporto che destinato al cargo, beh, sinceramente fa rabbia, no? Pensare che una struttura che ha la pista idonea ai voli intercontinentali, che non per varie ragioni, l'unica pista idonea rispetto anche a Bari, non viene usata, non viene impiegata per i voli civili, i voli di linea. Emiliano ha anche detto troviamo le compagnie, trovatemi i vettori e ne possiamo parlare. Morgan, sanità e aeroporto. Sì.
Allora, innanzitutto voglio dirti, Luigi, che con l'amico Peppe, al di là delle posizioni contrapposte, in molti temi li abbiamo condivisi e li abbiamo poi anche portati a termine. E anche sulla sanità, vedi, noi ci siamo posti anche in un dialogo costruttivo nei confronti del Presidente. Sotto l'aspetto del piano di riordino abbiamo mostrato e palesato le nostre perplessità su un'emergenza Taranto, poi non rappresentata dal primo piano di riordino, in cui i posti letto erano inferiori rispetto alle altre province. Allora si parlava di emergenza Taranto e poi avevamo un indice del 2,7 rispetto a Foggia e ad altri, altre province in cui le percentuali erano maggiori. È chiaro che noi su questo piano, noi l'abbiamo detto al Presidente, non eravamo d'accordo. E abbiamo sensibilizzato il ministro Lorenzini affinché quel piano non potesse essere approvato in quelle condizioni. Tant'è vero che alla fine il presidente Milano che cosa ha fatto? Ha rivisto totalmente il piano di riordino ospedaliero e oggi quell'indice viene sensibilmente alzato. Abbiamo chiesto io il consigliere Turco, ma poi sottoscritto anche un documento da parte degli altri consiglieri regionali per quanto riguarda un polo oncologico. Climatologico, sì. Che fosse comunque non rappresentasse anche le esigenze. Poi toccheremo la questione ambientale. Di un territorio che è dilaniato da patologie tumorali. E anche l'ultimo esempio, quando il presidente Emiliano, leggendo a Bari gli esami riguardanti il territorio di Taranto, la mortalità infantile, il sindaco di Taranto ha detto che avrebbe fatto un'ordinanza, è stata attraverso i consiglieri, l'assessore di Taranto Gianni Guttagliere e gli altri consiglieri comunali del comune, ho chiamato personalmente la Lorenzini che a sua volta ha richiamato il sindaco di Taranto dicendo guarderò con attenzione questi dati e li valuterò e ecco. Ecco, questo significa, perdonami, che c'è, al di là delle contrapposizioni partitiche, che ci sono dei temi che sono ineludibili, di interesse comune, che sono il problema della sanità, ma anche per quanto riguarda l'aeroporto. Col consigliere Turco abbiamo valutato l'opportunità e l'abbiamo detto anche con un ordine del giorno, no Beppe, in cui noi chiediamo che Grottaglie possa essere un vettore turistico non di poco conto, perché poi su questo, vedi Luigi, noi abbiamo fatto una battaglia vinta concretamente, perché io e il consigliere Turco siamo i primi firmatari di due documenti congiunti che ci ha visti partecipi nel chiedere il finanziamento poi a livello nazionale, e io poi ho attraverso il ministro Alfano ed altri, affinché sul patto per il sud ci siano quelle risorse finalmente per la Talzana e Vetrana e per la Bretagna Salentina, che erano 20 anni che erano ferme. Questo significa interesse sul territorio dimostrato al di là dello schieramento della appartenenza, territori che sono fermi, anche perché quelle bretelle, se non fai quelle bretelle, ecco, quelle bretelle vanno poi ad inserirsi in quel contesto del quel discorso che facevo sull'aeroporto. Però io ho un timore che giustamente Bari e Brindisi tirano acqua al proprio mulino, ecco perché, e vedere dei voli civili, Luigi, che partono da Grottaglie, o sei fregato perché non puoi metterti poi in competizione. Poi c'è anche questo rapporto, Luigi, se ti metti in concorrenza con Brindisi, con Bari, a livello di linee diciamo intraregionali o nazionali, o fai perché quella è una pista non per voli nazionali e lo possiamo sfruttare per voli intercontinentali, sbaglio? Ma sfruttiamola, è la più lunga, sbaglio, era retorica, uno per Milano ogni giorno, ma Ryanair, prendere, usare qualche volo di Ryanair e spostarlo, ma se tu prendi Ryanair ma perché un'azienda non viene a investire? Perché un'azienda, prima di investire, lo sa meglio lui, investe, perché? Perché ci deve essere un profitto. Andiamo da Mimmo Lardiello. Allora, Mimmo Lardiello, questi due aspetti che abbiamo toccato, che sono poi nevralgici dell'operato regionale, e poi ovviamente affronteremo la situazione ambientale. Allora, Lardiello, la sanità, l'uomo della strada dice tagli con Fitto, tagli con Vendola, tagli con Emiliano. Poi viene fuori il qualunquismo e i grillini cantano. Ma l'analisi a largo raggio, purtroppo la città soffre una crisi di rappresentanza importante all'interno delle istituzioni, all'interno dell'istituzione regionale in primo luogo, perché gli amici
del cui impegno sotto il profilo della dignità politica di quello che fanno, io credo non ci sia da discutere, ma non sono di Taranto. E questo non è un aspetto di campanile, è un aspetto pratico, diciamo, lampante, lucido del fatto che noi avremmo dovuto. Se i tarantini non sanno votare i propri concittadini, peggio per i tarantini. Questo poi è un discorso anche di canalizzazione del voto che andrebbe poi analizzato. È un po' complessa la cosa. Ed è particolarmente complessa. La fotografia attuale della situazione è questa. Quindi, quando si parla di aeroporto, innanzitutto bisogna che su questo aeroporto venga fatta una strategia. Perché se viene il presidente della regione a maggio a Taranto a dire trovatemi i vettori, io gli dico che è encomiabile il fatto che probabilmente sia venuto a far sul giro a Taranto, però il ruolo che Regione Puglia dovrebbe avere anche sotto il profilo di essere portatore di interessi rispetto alla città non può essere, diciamo, lasciato da parte soltanto con una delega ai tarantini del trovatemi vettori. Tra l'altro Ryanair riceve ogni anno milioni di euro in contributi da parte della regione per un'operazione strategica che probabilmente è anche risultata vincente sotto il profilo della presenza turistica in Puglia. Però non mi si venga a dire che una, diciamo, particolare volontà della regione rispetto al portare un paio di collegamenti a Taranto non verrebbe presa in considerazione dalla compagnia. Quindi sì, è il solito nodo su cui purtroppo girano tutte le questioni che riguardano la città: assenza di visione, assenza di una strategia seria che guardi nel breve e nel lungo periodo con il raggiungimento di risultati tangibili. È lo stesso discorso, con rispetto per le considerazioni anche tecniche del dottor Turco che sono state fatte in ambito sanitario, va fatto sulla strategia sanitaria in città, perché se da un lato si spinge per il polo oncologico e si ritiene necessario, purtroppo nostro malgrado, un insediamento di eccellenza per quel tipo di patologie, dall'altro lato però non si giustifica il depotenziamento di una struttura come il Moscati, dove nel 2009, giusto per dirne una, il reparto di cardiologia era risultato premiato per l'eccellenza della qualità dell'assistenza e delle strutture che c'erano, e oggi che ci risulta è stato smantellato. Allora, stesso discorso si può fare per il pronto soccorso che passa appunto di primo soccorso, con l'impiego di uomini di buona volontà del 118 che a Taranto tra l'altro fa un lavoro ottimo, però privare una città dell'estensione di Taranto di un presidio sanitario d'urgenza, tra l'altro nel periodo estivo dove a Dio piacendo dovremmo avere anche qualche presenza in più, ma su questo forse poi dobbiamo fare una trasmissione a parte, io credo che sia una logica che poi è distante dagli annunci che vengono fatti anche dal presidente Emiliano, che quando viene a Taranto a parole dice di essere vicino alle urgenze, anzi direi ai drammi che abbiamo, ma poi non è conseguenziale nelle azioni. Okay. Ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro il dottor Giuseppe Lessa, direttore della ACI Taranto e già consigliere comunale. Vedete, l'ospitalità che ci ha riservato il BB Albergo La Manna con la padrona di casa, la dottoressa Irene La Manna, vedete che stuzzichini davvero appetitosi e gustosi. Magari in questo break pubblicitario cercheremo di rifocillarci, di fare il pieno, tanto poi quanto consumato verrà reintegrato. Pubblicità. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo. Ci stiamo occupando di Taranto, dello sviluppo di Taranto, delle problematiche a vario titolo, ad alto livello, che poi determinano quella che è la qualità di vita di tutti i giorni. Completiamo il primo giro con il dottor Giuseppe Lessa, già consigliere comunale di Taranto, nonché direttore dell'ACI Taranto. Dottor Lessa, una Taranto che sembra abbandonata a se stessa, sembra che si stia tirando fino al termine di consigliatura. È una Taranto che per una ragione o per un'altra, io dico per deficit forse rappresentativi nostri, purtroppo riceve schiaffi da Roma. Questa è la cosa più brutta. Abbiamo i ministri che vengono qui a Taranto, vengono a fare la passerella, però poi alla fine Taranto piange. Parleremo dell'emergenza ambientale, che penso sia l'emergenza delle emergenze, e intanto assistiamo ad una città che veramente sprofonda. Basti fare un giro in centro, non dico nelle periferie, e vedere la crisi economica, vedere i negozi storici
mitici, tra virgolette, che chiudono per sempre le saracinesche, i giovani che vanno via da Taranto, gli universitari, e ovviamente non tornano più, da dove ripartire? Prima di questo io vorrei riprendere una discussione, certo, che abbiamo fatto prima, perché soprattutto quella della sanità, perché sono due argomenti, certo, tutti e due importanti, uno per l'economia locale e l'altro per la salute della gente, ma quello del sanitario purtroppo è l'eccellenza di tutti i problemi. Cioè, il problema della sanità è una cosa che tocca a tutti, ma parlo da cittadino, sto parlando, perché da cittadino dico che sento di riordino, parlo di riordino da anni, quella gente muore. Basta dire un esempio, l'altro giorno una mia parente è dovuta ricorrere al soccorso, al pronto intervento dell'ospedale, è andata alle 2, codice giallo, è uscita alle 10, 8 ore, ferma lì, aspettare qualche duro, andasse lì. Cioè questa la dice tutta, proprio dal punto di vista della necessità del cittadino. Cioè non è possibile una persona stare 8 ore in attesa che qualche duro vada la ferita o quello che è successo. Quindi secondo me si dovrebbe fare molto, molto, ma molto di più nell'ambito sanitario, perché siamo tutti quanti, abbiamo bisogno di essere curati, di tutti quanti vogliamo vivere bene. Come altri problemi, io sono diabetico, io soffro di colesterolo diabetico e quindi ogni mese sono costretto a fare controlli, medicine. Io spendo circa 200-250 euro al mese tra medicine e controlli che faccio. Allora dico io, un povero pensionato con 500 euro al mese, deve morire, è morto, non può fare niente, è morto. Se sei diabetico stai dicendo una fesseria. Perché? Da amico, da... No. Lo dice, c'è l'esenzione. C'ha lo 013, dai. No, ti faccio delle ricette, scusa, le porto tutte le esenzioni a fine anno, guarda. Io spero, questo lo Stato italiano garantisce ancora, no, per l'esenzione per patologie. Io poi, pago le se prende farmaci di fascia C per fatti suoi, allora. Quello che mi dà il medico, dico. Vabbè, allora, questi soldi li spendo, te li posso giustificare. Allora io posso farlo, ma un povero disgraziato che prende 500 al mese non può farlo. Allora queste sono le cose che sono le più importanti e più urgenti che bisogna vedere. Vede, come cittadino sto parlando, non come politico. Poi chiaramente non sono cose semplici da fare, perché governo, regione, comune, tutti quanti, mettere assieme d'accordo non è facile. Però questione aeroporto. Aeroporto pure si parla di questo problema da tanto tempo, però nessuno parte da farlo ancora. Cioè ancora non siamo riusciti, ma non per mancanza di capacità di politici. Non voglio fare sicuramente nessun discorso per quanto riguarda la politica, però diciamo questo è un problema che non so se verrà mai risolto, perché come diceva lui prima, c'è Bari e Brindisi, fare concorrenza a Bari e Brindisi non è facile, anche se i numeri ci sono e le situazioni ci sono. Con una pista come la nostra noi dovremmo fare veramente viaggi intercontinentali, perché ci permette 10 milioni come piano economico, ti permette Calabria, Puglia e Basilicata di averne, e Lazio, altrimenti quell'aeroporto. Quindi non si trovano 10 milioni? No, 10 milioni di utenze. Ah, scusa, i cittadini che potrebbero potenzialmente. Se stiamo parlando. Se dobbiamo parlare invece. Perché c'è Bari e Brindisi, ma almeno qualche collegamento mettiamolo, però. Perché quello sfruttare quelli per. Io sto parlando in genere a livello di piano economico nella gestione. Poi possiamo parlare. Domattina mi porto l'aeroporto, l'aereo mio di casa, e facciamo gli linee. Allora. Abbiamo un viaggio sicuro, possiamo come me lo direbbe bene, come pilota di aereo non tanto. Però stiamo parlando di problemi economici. Secondo che me io penso che cioè, questi problemi devono essere trattati molto molto più attenzione, perché i risultati ci vogliono, no, assolutamente. Stiamo parlando del quadro di Taranto, io ho evidenziato un'immagine, un qualcosa di plastico, andare nel centro di Taranto e vedere questi negozi storici che chiudono. Penso che sia come dire il sintomo, la spia più forte ma ripeto, quello che io noto soprattutto, io ho paura che a Taranto sia subentrata una parola terribile che si chiama rassegnazione, e la rassegnazione ti porta alla disperazione. Ma anche lo stato di confusione che esiste in questo momento in Taranto, confusione. Analizziamo questa, perché c'è indubbiamente, io lo dico apertamente, un grosso deficit a livello amministrativo comunale, però c'è anche da dire che forse sarà la rappresentatività anche di chi sta a Roma, non lo so, però non è possibile che Taranto riceva mutilazioni su mutilazioni e una città non scenda in campo per rivendicare i diritti che spettano a Taranto. Cioè io dico, no, il Taranto viene promosso, ed è giusto, il Taranto Calcio viene promosso, ci mancherebbe, ed è bello che i tifosi stiano per strada, occupino il ponte, facciano feste e tutto.
Immaginate se per ipotesi fosse stata negato il ripescaggio al Taranto. Penso che al Taranto ci sarebbe stata la guerra civile. Perché lo stesso entusiasmo, la stessa forza, la stessa spinta, la stessa energia non la indirizziamo nella nostra città? Ecco la molle Tarentum. No, è un problema che a Taranto, chiedo scusa, è storico, però non è che nelle città dove ottengono i risultati la gente sta sempre in piazza. Cioè, no, io intendo. C'è anche un problema di rappresentanza. Allora, non c'è dubbio che il Tarantino probabilmente va anche riappassionato alla cosa pubblica. Però attenzione, io anche in passato, pensiamo ad Alta Maria, pensiamo a tanti problemi che si sono affrontati anche con manifestazioni di piazza, non si può pretendere che la gente sia sempre in piazza. Ma io, no, non in piazza. Cioè, c'è anche chi ha la... Ma io intendo la società, intendo la società civile, non intendo chi vuole strumentalizzare o vuole magari cavalcare la tigre, per capirci. No? Probabilmente, mi ricollego anche alla considerazione che aveva fatta prima, di una maggiore attenzione anche nei momenti in cui si scelgono, ecco, i rappresentanti. Lessa, dicevo, vengono i ministri a Taranto, viene il ministro dell'ambiente e dice devo salvare l'Ilva, io vengo buttato a terra, vengo preso a calci, vabbè, questo oramai dovremmo andare con la scorta, quasi con la security, la PTE Security, il nostro sponsor, lo vedrà prima o poi, non sto scherzando. No, veramente, la prossima volta è... Quindi voglio dire, con Lessa... noi va sul sicuro. Com'è? Con noi va sul sicuro. No, per carità, mi non riferisco. Lo no, per non ci, ma... no, ci mancherebbe. Il tuo collega di Canale 5 in questi giorni ha avuto... Ma sono addirittura, ma sono cose più grave. Ma certo, cioè, ma questo indica evidentemente che certa classe politica evidentemente vuole il giornalista yes man, il giornalista che viene Galletti a Taranto, e io dico allora ministro, stiamo contemperando ambiente, lavoro, certo, bla 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 bla, e l'impegno del governo, bla 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 bla, se volete questo trovatevi qualche altro pupazzo di turno, io non ci sto. Ho visto, ero lì, ho visto, chiaramente la cosa è stata un po' forte, poteva essere evitata tranquillamente, ma parliamo di rapporti proprio di natura proprio personale, proprio rapporti. Niente, Taranto purtroppo, come diceva giustamente l'amico, sta in una situazione veramente di alta, grandissima confusione, ma a qualsiasi livello, cioè non parliamo solo dei politici, scusami, non parlo solo della politica, parliamo delle altre istituzioni, non si capisce più niente a Taranto. Veramente a Taranto c'è da prendere, comincia da zero, anzi da sotto zero, imboccarsi, rivoltare il calzino e incominciare proprio dalle cose più spicciole, più semplici che si possono fare proprio con i cittadini, con i ragazzi. Io sono convinto che bisognerà, come dire, ripartire da zero e soprattutto lanciarsi su quella che è la libera imprenditoria, cioè la pubblica amministrazione deve innanzitutto eliminare la burocrazia, che è tantissima. Io immagino quel povero disgraziato di ragazzi che vuole aprire la salumeria, va da qualche parte, non sa, ma non ha neanche la risposta, ma non riesce ad aprirla oggi. Cioè, qualsiasi attività diceva bene, anche se qualcuno non l'ha condiviso, il buon Berlusconi, incomincia a lavorare proprio gli avere documenti. Perché se non si fa così non si comincia, questi ragazzi se ne vanno, è un peccato partire i figli. Ma dai, Morgante, prego. Volevo giusto, ma perché vedete, non è che la crisi che si vive a Taranto possa essere dissimile in altri contesti nazionali, no? Ci sta. Taranto paga anche uno scotto impressionante, questa crisi dell'Ilva, l'indotto è fermo, c'era un sacco di imprenditoria che negli ultimi 20 anni ha lavorato quasi esclusivamente nell'indotto Ilva, no? e oggi probabilmente anche la nuova governance di Ilva ha spostato un po' l'asset imprenditoriale su altre realtà, non solo quelle tarantine, c'è anche un'economia che un pochettino è venuta meno, però ci sono, mi auguro che il comune di Taranto sappia sfruttare finalmente il CIS. Il CIS che cos'è? Sono 860 milioni di euro, che è un'occasione irripetibile. La maggior parte ci sono progetti mai portati a termine, ripresentati. Questo potrebbe essere un volano. Oggi però può essere un'occasione per la città di Taranto. Gli fa da maglia addirittura l'assessore di Lecce per poterli presentare, questo è il dramma. Questa è un'occasione ripetibile per la città di Taranto. Quindi, se questi progetti vanno a compimento, ci può essere un indotto
ci può essere un indotto economico che rimane sul territorio, perché sono 860 milioni per opere pubbliche della città. No, speriamo ora a questo punto che l'amministrazione comunale riesca a governare, ad avere questa opportunità su un piatto d'argento e almeno la sfrutti, perché sennò noi quando partecipiamo all'incontro veramente dobbiamo darci con la testa contro il muro. Scusa Luigi, per quanto riguarda la rappresentanza tarantina, da 15 anni sono di adozione tarantina, perché 15 anni ho rappresentato la provincia di Taranto e ho sempre detto nell'augurio che questa Taranto possa ripartire, dove le istituzioni devono fare la sua parte, ma è il tessuto sociale che deve fare il resto, no? Come dicevi prima. Ma se non c'è un'indicazione di come partire, come andare. Questo è un disegno armonioso, ecco. Ma il discorso è importantissimo. E Luigi, quando andiamo a parlare con i consiglieri e in regione, noi offriamo più una mano a Taranto che nella nostra collettività, perché abbiamo capito che se non rilanciamo Taranto e quelle comunità che erano la linfa vitale di questa provincia, Martina Franca, Manduria, ormai siamo fregati tutti. Io voglio fare una battuta. Però Luigi, una cortesia mi dovete fare. È stranissimo che a Taranto, eccetto la memoria storica spartana di cui mi vanto in tutta Italia, per il coraggio dei tarantini che viene da una genetica molto famosa, è strano che nessuno mai abbia pubblicato un libro sulla memoria storica di chi ha impattato questo ambiente e chi si è arricchito alle spalle. Chissà per quale motivo non emerge mai, e l'ho dovuto fare io, caro Mimmo, perché molti quando mi davano del pazzo, e adesso mi inalbero quando mi avete lasciato solo a Taranto per 15 anni, quando io additavo sindacalisti, imprenditori politici. Ma certamente. Che in quella provincia hanno sgozzato Taranto. E sono da incriminare. Allora, quando io gridavo per conto e nome di Taranto, ringraziando i tarantini perché mi ospitavano, nessuno mi è venuto dietro, eccetto qualche amico tipo con lui quando io parlavo e riferivo giusto queste vicende, ma tutti gli altri stavano a casa aspettando che cosa? Il posto per il proprio figlioccio, ma d'altronde non vicino all'acciaieria, Mimmo. Il problema è che io ho gridato per tanto, io mi sento tarantino d'adozione, e quando grido sul polo oncoematologico d'eccellenza, non schiavo, non subalterno all'istituto di ricerca Barese, faccio questo, quando noi a Taranto adesso abbiamo avuto questo encomio solenne a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda il trapianto, non è di poco conto. Grazie all'attività dei tarantini. No, io quello c'è. Ma è una piccola cosa. Ma stiamo parlando di piccole cose, di un mare di morti per tanti anni. Allora io dico questo. E che nessuno ha mai alzato un dito, lo dice il fatto che i tarantini non alzavano. Allora io dico questo, c'è stata i tarantini intesi come provincia e Taranto. Noi che ci siamo abbeverati a quelli infruttuosi. Allora, voi che avete naturalmente avuto la peggio, perché vivevate insieme a queste canaglie che avvenivano a Taranto. Ma c'è chi ha gridato. Turco, le intercettazioni. E non c'è mai, uno che abbia scritto due pagine di storia, perché oltre alla memoria spartana emerga un'altra memoria. Allora, Turco. Che erano figli di spartani e che non sono tarantini. Lasciatemelo dire in maniera molto cruente e molto dura. Turco. Io da 15 anni grido. C'è da dire una cosa. Ho avuto Batoste e ho rischiato in proprio, più di quello che ha rischiato lui con gli spintoni. E la sanità è una conseguenza. Le intercettazioni dell'Ilva, ma non ne parliamo perché ci vorrebbe. E escono tutti i campioni da quelle intercettazioni: escono politici, escono sindacalisti. Riva e ancor prima la vecchia Italsider non poteva fare i comodi propri se non c'era una classe dirigenziale, vuoi sindacale, vuoi politica, evidentemente connivente e collusa. Che noi siamo in crisi sanitario a Taranto, anche perché a fronte di DOT che ti offro ci sono 50 pazienti neoplastici, non lo farebbe nemmeno in Emilia Romagna. Ecco perché io dico, io ho apprezzato una situazione tragica del genere, è come se stessimo in guerra. Turco, questo è il dramma. Turco, come se avessimo una gomma che tu gonfi e da una parte perde, e non solo da una parte, perde da 10 parti. Questo è il problema Taranto. Perde da 10 parti. Turco, io ho apprezzato, al di là degli schieramenti, delle collocazioni politiche, la posizione di Emiliano, che ha detto: signori cari, di questo passo io non voglio chiudere l'Ilva, ma si arriverà a chiuderla se permane questo tasso di inquinamento e tutto. Sento la CGIL che dice
il segretario generale Massafra della CGIL, ma Emiliano specula sulle morti dell'Ilva, specula sui malati. Io non voglio assolutamente difendere Emiliano, però io dico una figura politica, sia Emiliano, sia X, Y o Z. Quindi noi stiamo speculando sulla salute. Non io, lo sta dicendo la CGIL. Sì. Non noi, maestati, se io. La CGIL ha fatto questa dichiarazione. Ho letto. Allora io dico, signori della CGIL, signora della FIOM, dove siete stati finora? Signori della FIOM, FIM e Will, dove siete stati? E dillo però, no? Visto dove siete stati? Io non lo so dove siete stati. È una fetta di quel sistema che resiste ancora a un'esigenza di cambiamento che non è data dal fatto che dobbiamo chiudere, dobbiamo tenerla aperta, è data da una fase della storia della città che comunque la si voglia vedere, si chiude, perché negli ultimi 30 anni, direi anche 40, tutta l'economia, tutti gli interessi, tutti anche i posizionamenti strategici giravano intorno a quello. Allora, con tutta la volontà che noi dobbiamo mettere in campo di tutelare gli imprenditori, tutelare l'indotto, tutelare tutto quello che c'è e c'è ancora, però il negare che esiste una fotografia della realtà, che non è più quella, diciamo, di non sapere, che era quella che c'era fino a 10-15 anni fa, ma una fotografia della realtà diversa, che parla di dati quasi del tutto accertati che riguardano un'incidenza sulle patologie, di un'economia che gira intorno al siderurgico, che non è più quella competitiva che c'era negli anni 70, negli anni 80, perché anche questo va detto. Molte volte viene, è un dato che viene trascurato. Cioè, anche sotto il profilo della competitività della presenza industriale, è un discorso che sicuramente non guarda una visione io, futuro, Lardiello, io apprezzo apprezzo la posizione di Lardiello che, pur stando in Forza Italia, ha avuto sempre una posizione improntata al rispetto dell'ambiente e della vita, anche mettendosi anche talvolta, come dire, non in urto, ma comunque in una posizione alquanto distante rispetto, no, a certe linee del partito. Però non dimentichiamoci, Lardiello, che Forza Italia è a livello di scorsa consigliatura regionale e oggi è a livello parlamentare, era tutt'uno con l'Ilva. Al di là del fatto che il partito è grande, è giusto che possano emergere sfumature diverse. Io penso che dobbiamo guardare, la battuta ci sta, perché no, è bellissima rappresentare, dico, quando vivi un conflitto di interessi, sono qua perché sto parlando di sanità come cittadino e come medico, non sarei venuto come politico. D'accordo. E parlo di aeroporto come politico e ti la dico la visione di, da cittadino, al di là delle considerazioni politiche che Abate deve fare, perché fa giornalista, lo fa anche bene. Io ti ho parlato e ti parlo da cittadino di Taranto. Bravissimo. Ma per questo e da cittadino di Taranto io dico che è dovere dei cittadini di Taranto pensare alle famiglie che vedono in pericolo il futuro proprio e dei loro figli, ai padri di famiglia che tornano a casa e non sanno che fine farà il loro posto di lavoro, e alla gente che piange sui morti e sulle patologie dei bambini. Mettere insieme tutto questo non è facile, ed è la sfida che deve affrontare chiunque si prenderà la responsabilità di guidare la città. C'erano posizioni, purtroppo, in Forza Italia, anche perché c'erano persone, ci sono persone, Luigi, che ovviamente partecipa alle fanno gli imprenditori all'interno dell'Ilva. Un ruolo istituzionale, si prende la responsabilità dei pareri e dei consensi che esprime. Certo. Io ti parlo da cittadino di Taranto e la situazione di Taranto, Morgante, è quella di cui parlavamo. Quest'Ilva, io sono stato molto drastico. L'Ilva, secondo me, chiamatemi estremista, talebano, radicale, va chiusa senza se e senza ma. Perché una volta si poteva dire produce posti di lavoro, oggi i posti di lavoro sono a rischio. L'acciaio non viene, è in crisi. Signori, dobbiamo tenerci sto catorcio per far morire i nostri figli? Cioè, di cosa stiamo parlando? Ma l'avete visto il nostro mare, il nostro patrimonio archeologico? Ma perché noi dobbiamo vivere schiavi della morte? Perché l'Ilva è morte. Ma io, guarda, la mia posizione è chiara ed esposta sin dall'inizio della mia consigliatura regionale. Io sono o per una riconversione dell'Ilva, tenendo conto della ecosostenibilità, modello Germania, oppure esatto, ma non si fa. Si potrebbe anche accettare un discorso del genere, ma non si fa. Il paradosso, Luigi, che oggi la governance di Ilva è statale, è il governo italiano.
Allora, o c'è un'idea veramente, e abbiamo un esempio come in Germania, che è stata totalmente riconvertita ed è forse un paese di eccellenza ambientale oggi diventato, oppure noi dobbiamo cambiare il brand di Taranto, cioè noi dobbiamo riconvertire Taranto. Io non sono molto d'accordo sull'idea del presidente Emiliano sul gas, per un semplice motivo, perché se tu immagini che oggi l'Ilva ha una perdita mensile di oltre 50 milioni di euro al mese, col gas sei ancora meno competitivo. È chiaro che il tuo prodotto non potrà mai essere competitivo in un momento di globalizzazione. Ergo, chiudiamole, basta. E allora a questo punto bisogna fare riconvertire, bonificare, utilizzare quelle risorse umane che lavorano nell'indotto Ilva per la bonifica e guardare ad altri aspetti che possano migliorare la città. Pino Alessa, sono curioso di sapere la sua posizione, però sono scaduti i 20 minuti, sì. Pubblicità. Bene, rieccoci con la terza parte di Polifemo. Prima dell'interruzione pubblicitaria abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di Ilva, è il momento del dottor Pino Alessa. Pino Alessa, la sua posizione sull'Ilva, perché qui l'Ilva non produce più come una volta, l'acciaio non è più competitivo, i posti sono a rischio, gli operai vanno in cassa integrazione, la mortalità infantile è superiore al 30% rispetto ad altre parti d'Italia. Che ci teniamo a fare? Io sono per la chiusura, assolutamente. E per cosa allora? Bisogna riconvertirlo e bisogna farlo. Secondo me è un bene che va tenuto, non trascurando il resto chiaramente, perché oramai abbiamo capito che l'industria si porta bene, però può essere pure dannosa. Dobbiamo lanciarci anche su altri settori che sono altrettanto importanti come quello dell'industria. Però l'Ilva non va chiusa, l'Ilva deve essere riconvertita anche dallo Stato. No, anche dallo Stato. Io sono convinto che 300.000 persone che stanno a Taranto meritano qualche cosa, diciamo, no? È una ricostruzione di questo, sicuramente il Taranto la mette, qualcuno deve pagare là. Ma lei cosa intende per riconversione? Renderla attiva, funzionante e ambientale. No, senza, perché io avevo un'altra idea. Io sono convinto che ci sono altre situazioni nel mondo in cui esistono tranquillamente, convivono con la città, con le città, con la certo. E se la smantellassimo e facessimo lavorare gli attuali operai? Allora io dico che qualcheduno a livello regionale, statale, privato, non mi interessa chi sia la persona che o il gruppo che dovrà fare questa cosa, ma a Taranto 300.000 persone, un'intera provincia merita questo dopo 40 anni di sofferenze, di morti e compagnia bene. Quindi diciamo che bisogna, qualcheduno lo deve fare. Allora io sono per questa linea soprattutto. E il fatto poi che sia in piedi, permettetemi, un'azienda o ha un manico buono che sa portare avanti i discorsi e non perde, perché chiaramente vediamo le municipalizzate, perdono tutte quante, perché secondo me non c'è il manico giusto, non c'è la persona giusta a quel posto. Allora se io metto un dottore a fare qualche altra cosa, non lo potrà mai, lasciamo stare il dottore, come sindaco, io vorrei proprio come imprenditore, ci vuole l'imprenditore giusto. Quando stava lì, mica perdeva quell'azienda, ci sarà un motivo, no? Anzi, guadagnava pure quella cosa. Scusa. Andiamo ora alle cose piccanti, quelle che mi piacciono. Siamo a fine ottobre, a maggio si tornerà a votare per il Consiglio Comunale di Taranto e intanto le varie formazioni politiche incominciano a ridisegnare schemi, alleanze e quant'altro. Uno spartiacque fondamentale sarà il referendum costituzionale, sì o no. Faremo delle trasmissioni ad hoc e quindi con la par condicio, attraverso la par condicio ascolteremo i rappresentanti dell'una e dell'altra parte. Magari fossero due parti, saranno più parti. Più parti, però diciamo che comunque convergono, dico le due parti del sì e del no, no? Però io noto che si sta perdendo l'identità, anche perché ci si è resi conto di una cosa, che i partiti tradizionali hanno fallito, ci si è resi conto che questa situazione ha determinato l'antipolitica, c'è un Movimento 5 Stelle che al di là delle schifezze che sta facendo a Roma, comunque è una realtà pesante numericamente, e allora si cerca di
percorrere varie ipotesi di un civismo diffuso, di uno spogliarsi dei propri simboli e di confluire in alleanze. Ma questo potrebbe essere anche un minestrone. E allora, Turco, un PD che di PD... Perché no, vai, sto parlando che lei è un uomo di centrosinistra. No, lei è un uomo di centrosinistra e che evidentemente non è nella posizione. Lo afferma lei che sono un uomo di centrosinistra. No, lo so, di centrodestra non penso, un uomo di centro, un uomo no, di centro. Di centrodestra me l'ho sempre preso per un uomo di centrodestra. No, ma un uomo di centro che guarda a sinistra. Ecco, che strizza l'occhio a sinistra, così come Morgante è un uomo di centro che strizza l'occhio. Non ho mai capito perché anche in consiglio provinciale, non è uno scherzo, gli amici del centrodestra mi vedevano, non lo so per quale motivo, tanto che era sempre uno sfottò, come uno di famiglia più che no. E quindi c'era questo comunque contrario. Voglio dire, c'è un PD che ormai si è appiattito su Renzi, al di là di quelle delle anime confliggenti come Bersani, come D'Alema e quant'altro. A livello locale il PD è nel caos più assoluto, abbiamo assistito alla caduta a picco della linea Pelillo e di Pelillo nel PD, c'è un cataclisma interno, primarie, non primarie, insomma questo centro-sinistra da dove dovrebbe ripartire? Dagli uomini, cioè creare una realtà alternativa al PD, uomini, alleata del PD? Da quanto abbiamo fatto emergere questa sera, dall'economia, dalla sanità, tutto questo va fatto da uomini e donne con la zucca. Da dove dovrebbe ripartire qualsiasi movimento politico e qualsiasi partito? Da uomini e donne oneste, incorruttibile, con un minimo di quoziente intellettivo, siamo al di sopra del 75%, al di sotto sei una capra. Il discorso è differente, è che io ho paura degli uomini in politica quando hanno interessi, bisognerebbe farli emergere. Se tu mi dici quello che avviene a livello nazionale, dicevo all'amico Mimmo, sull'altare del referendum si stanno consumando delle vendette intrapartitiche terribili e si stanno coagulando all'interno di questi partiti e movimenti strane coalizioni pur di far fuori quel signore o quell'altro. A me questo tipo di visione non è che mi garba molto. Però se c'è Renzi che fa il dittatorello bisogna Renzi creare una realtà. Senti, nel centro-sinistra alternativa a Renzi. Sai che ogni tanto mi diverto a scrivere su Facebook, sì, e combino dei guai seri, no? Beh, ci siamo tutti e due evoluti tecnologicamente perché io informaticamente sono una capra. Io per al di sotto io per di quel, diversi motivi di quel sono stato lontano da 75%. Sono stato lontano dalle questioni politiche, diversi motivi familiari da 3 mesi, no? E per problemi seri risolti e quindi però poi leggevo, vedevo e quello che sono dando ed è stato bello perché tu quando stai così in disparte non ti fai influenzare, vedi obiettivamente gli amici, le amiche o il responsabile di partito regionale o nazionale che racconta tante di quelle miserabili menzogne che ti fanno paura. Cioè io quello che sto notando, lo dicevo prima a Mimmo, in questa fase referendaria e che molti ex rappresentanti defunti della politica cercano di emergere attraverso questo referendum, ma non perché abbiano a che fare i loro concetti e discussioni con la Costituzione che hanno massacrato per tanti anni. Vedo invece una violenza nei confronti di Luigi, di Renzi o di Nicodemo ad personam, e una violenza inaudita nei confronti dei sì e dei no. Questo sto vedendo. Io non sono un renziano, non lo difendo, ma ricordati che se Renzi esiste è perché esiste la crisi della politica, esiste quello che dicevi tu. E questo ha determinato, ha determinato il grillismo. Un PD a livello provinciale sgretolato, si sgretola nella misura in cui la controparte è più sgretolata del PD. E parlo da uomo non del PD, ma parlo da uomo. Sapete quando si sgretola il PD? Ovvero un centrodestra compatto e coeso non avrebbe provocato quel disastro anche nel PD. Perché venendo a mancare una forza, un contraltare, no, alla politica. Turco. Allora emerge il renziano doc, Turco, no? Quando si va in consiglio, in una riunione, in un incontro in consiglio comunale con i vari soggetti istituzionali, consiglieri regionali, parlamentari, sì, e quant'altro,
quando l'onorevole Pelillo se ne esce, si parlava di sanità, e se ne esce e dice l'Ilva non inquina più. Beh, Pelillo, politicamente parlando, ha precipitato il PD, allora, ed è rimasto anche allora, isolato nel PD, visto che tutte è rimasto 5, lui solo, si guarda che, lui allo specchio, Luigi, che e io sono ancora qui, onorevole allora, Pelillo. Io pensavo di poter parlare un attimo della... Vabbè, era uno sfogo. Ma visto che pensavo di fare un accenno alla riforma... E io sto ancora qua, come canta Vasco Rossi. Alla riforma costituzionale, no, pensavo, invece ho capito che è importante sì questa sera, no, ma ho capito che tutte e cinque volete una mia battuta per l'ex amico Pelillo, perché è naturale, io sono stato non lo penso proprio. Uno dei primi amici di Michele Pelillo, io non lo penso proprio, sono cose più importanti. Quindi anche se tu mi dici Pelillo, per me non esiste. Perché quello che avviene a Taranto è uno come me che ha combattuto per l'ambientalizzazione, che ha combattuto contro l'Ilva intesa come mostro che inquinava, e non perché voleva che gli operai andassero via. Uno che sente dire queste baggianate da un onorevole Tarantino mi si fa la pelle. Ora però vuole riscoprire lo spirito di Altamaria, è tornato ambientalista Pelillo. Grazie a Dio Cristo ci ha dato il cervello e non i capelli, però mentre lui e a me me l'ha tolto i capelli e allora all'inizio li aveva e fuori di vedere Pelillo ti sei no però dicevo, ma al di là quindi di tutto, per lo stesso ragionamento, non vedendolo più, perché penso che scomparirà ricrescere politicamente, dovrebbero ricrescere. Vabbè, al di là della battuta, non perdiamo tempo, argomenti più seri. Importante. Allora, dicevo, su questa riforma io avrei preferito, vivendo in un paese serio, e non lo sta dimostrando l'Italia, che quantomeno quella riforma che dovrà gestire poi, no? Le varie fasi della politica per molti anni. Scusa, quella mano mi fai bloccare ogni tanto. Me la cionco, come ti dice. No, non te la puoi tagliare. E quindi dicevo che, ecco, in maniera collegiale, a larga maggioranza, il Parlamento avesse deciso. Questo che mi fa paura. Ci saranno delle lacerazioni sociali dopo il sì o il no, non so chi vincerà, che ce le porteremo avanti per tutta la vita. Okay. E dopo il 4, ti dirò, non succederà niente, perché dopo il 4, tante la paura di destra e sinistra, di centrodestra e centrosinistra, di dover affrontare una campionizione elettorale a buio, che dopo il 5 nessuno si ricorderà più. Renzi. Bravissimo, come l'hai capito? Questo è il dramma, perché né Berlusconi e né Renzi sono così imbecilli da affrontare una campagna elettorale Morgante e aspetteremo il 2018, quindi stiamo spendendo male il denaro. Se invece l'avessero speso bene il loro cervello, avrebbero fatto una riforma costituzionale migliore in Parlamento. Okay. Perché noi li paghiamo, perché quella riforma fosse fatta in Parlamento, non delegando i cittadini con una riforma che non è riforma. Tu non sai se votare sì o no. Io oggi vedevo un'intervista. Perché non lo sai? Come presentata la domanda è un po' formulata il quesito è un po' cattivo. Se mi fate concludere al di là della battuta, perché poi c'è poi, Morgan, se no, oggi c'era una serie, c'è stata una serie di interviste, non so di quale emittente. Hanno intervistato in maniera seria e semplice 100-150 persone. Ma sai, e nessuno sapeva dove votare. Dove votare? No. Cosa più importante? Non è la solita battuta più importante. La gente ti paga per Morgante, in questa ottica invece si stanno lacerando e si stanno aggregando contro Renzi Berlusconi. Per favore, ma sulla Costituzione quando è sacra. Turco, per favore. Morgan. Bene, andava fatto il Parlamento. Il Parlamento. Non è stato fatto il Parlamento, è stato deciso a parte. Questo è corretto. E ci saranno lacerazioni sociali per molti anni, grazie a questo. Non si fa perché non aveva i numeri per fare, che se la maggioranza. Morgan, con la sua. Perché si votano Morgan. Non la dovevi fare Turco, perché questo è un pasticcione. Questa non è una legge a cui puoi mettere mano tranquillamente tra due anni. Turco, questa time è una riforma out. Costituzionale. Time out. E quindi noi vi paghiamo per legiferare, come dicono a noi, i vitalizi poi, no? Vabbè, paghiamo per legiferare anche perché ci sono fiori di costituzionalisti, dai, che Turco paghiamo. Per favore, se no facciamo notte. Turco mi ha fatto venire la fobia. Da Pelillo a Turco passa. No, per non carità. Non devi più nominare la sera dopo l'ora. No, neanche la mattina. Allora, Morgante, Area Popolare a Taranto forse è stata l'antesignana di un discorso più ampio di convergenze sui programmi. Può essere questa, come dire,
la chiave di volta per certe alleanze e certi equilibri politici, perché da più parti e nel centro-sinistra e anche nel centro-destra si è parlato di larghe alleanze, di convergenze, di togliere i simboli in direzione del raggiungimento di certi obiettivi per la città. Un discorso bello a parole, encomiabile, però poi alla fin fine non c'è il rischio del minestrone? Guarda Luigi, Taranto è una città particolare perché se tu vai a vedere le percentuali dei partiti tradizionali, che forse è la più bassa in Italia, cioè i partiti quelli notoriamente che hanno delle percentuali bulgari in altri contesti, a Taranto hanno percentuali veramente al di sotto del 10%, dal PD sì, alla stessa Forza Italia, cioè ci sono partiti che sono veramente... Beh, PD ha retto di più. Oggi bisogna vedere. Io registro... Prima che qualcuno dicesse certe cose, Registro però da parte del segretario regionale del PD la gara, dice noi dobbiamo aprire ad una coalizione diversa rispetto anche alla governance regionale e guardano con interesse ad Area Popolare. Oggi perché Area Popolare rappresenta un partito di centro che non ha una connotazione prettamente o di centrodestra o di centrosinistra. Oggi sono convinto di una cosa però, che Taranto ha la necessità di avere una platea di liste ben diversa rispetto al passato, ai canonici, alle canoniche casacche di centrodestra e centrosinistra. E non si può fissare una coalizione o lo stare insieme ad una persona che possa aggregare tutti. O si fa un programma serio per la città e allora lo stare insieme è vincolato a un programma, a un cronoprogramma in cui agli elettori si dice quello che si deve fare, oppure non si può stare insieme soltanto perché uno dice noi siamo nel centro-sinistra, perché se tu vai a vedere là il SEL ha delle posizioni completamente diverse rispetto ad altri partiti di sinistra, allora non si può stare insieme soltanto perché tu dici sei di sinistra. Tu devi guardare l'interesse del territorio, per guardare l'interesse del territorio devi fare un programma. Su quel programma bisogna vedere chi ci sta al di là dell'etichetta e chi non ci sta. Allora sui programmi noi bisogna ripartire, soprattutto su una città, ripeto, dilaniata da un problema ambientale come la Taranto. Però non dobbiamo dimenticare un aspetto, lo dicono i numeri. Il Movimento 5 Stelle, i grillini possono piacere o non piacere. Per farli venire in prego. Una piccola parentesi sul referendum. Sì, prego. Il mio partito a livello nazionale è per il sì, è al governo nazionale. Questo non significa Alfaniano. Che... loro sono vabbè, certo. Diciamo, a livello nazionale sono per il sì. È chiaro che uno non è che può c'è una linea perfetto, perché Berlusconi la sua scheda dove può... ha detto sì, Nindo. Il problema è questo, oggi c'è una legge. Ha detto no. Un referendum che onestamente non è fatto bene, non dirime tantissimi aspetti, e il problema serio è che la mia paura è che il giorno dopo invece del referendum, con qualunque sia l'esito, porterà lì al governo nazionale a stare insieme per paura che i 5 Stelle possano vincere. Ecco, allora andiamo ai 5 Stelle. Andiamo ai 5 Stelle. Una grande coalizione, tipo la Germania. Allora, troverai il tutto all'infuori di tutto, che oggi sembra che sia distante. Io ho parte da Roma. Invece quello che succede a Roma, ho paura di questo invece, che questo ma potrebbe succedere lo stesso a Taranto, senza che andiamo lontano. Perché i 5 Stelle, possa essere proprio il via di un nuovo percorso politico che ti costringe a stare insieme pur di non far vincere. Io sapete che le cose come le penso le dico. Ho guardato con simpatia al movimento dei 5 Stelle questa, non Grillo e Casaleggio, ma questa volontà di innovare. Però quando io vedo poi che questi personaggi, una volta eletti, devono essere telecomandati da Roma, devono avere Grillo e Casaleggio, prima buonanima Casaleggio padre, ora Casaleggio figlio, che devono esercitare il controllo su tutto e su tutti, queste cose non mi vanno bene. Se poi aggiungiamo che, ripeto, tanta buona volontà da parte dei movimenti dei ragazzi dei 5 Stelle, tanto entusiasmo, apprezzabile, però signori cari, una cosa è l'entusiasmo, una cosa è governare, amministrare. Domanda: con la democrazia. Se io dovessi farmi operare da un medico,
dovessi andare in sala operatoria. Voi preferireste essere operati da un medico chiacchierato e magari non eticamente corretto, o da uno che non sa tenere neanche chirurgicamente, vedi politicamente, il bisturi in mano? Io preferisco per la prima ipotesi, perché sinceramente se vedo le follie che stanno accadendo a Roma, forse io rimpiango la Prima Repubblica. Basta solo a Roma. Pino Lezza. Vediamo, basta il video. No, ma guarda, però l'ultimo video. Però non sottovalutiamo questa realtà, perché poi parliamone, perché non è che, perché poi ci troviamo la sorpresa. Solo una piccola e poi lascio la parola al mio amico Pino. La politica, loro hanno un'idea di politica, che chi deve fare politica non deve avere esperienza. E sarebbe il primo caso al mondo in cui una persona senza esperienza debba fare politica. Cioè, dice uno, prima poi per invitarli, poi signori, per invitarli bisogna fare la domanda in carta da bollo, perché poi si creano i conflitti interni, allora li devo chiamare a tale numero, al rappresentante mi deve autorizzare. Signori, se continuate a profumarvela tanto, io non vi chiamo proprio più. E leviamo il problema invece, da mezzo. Invece è opportuno che vengano, perché non vengono. E lo so, ma non devono parlare questi qua. Dove, cioè, sono, è facile, sono uomini e donne di governo, facile davanti alla tastiera fare i. Non posso più stare zitti. Però io la vedo. 5 Stelle è andato in una maniera scherzosa con lo spettacolo, con il vaffa, primo, secondo, terzo e quarto. La vostra è diventata per me una pseudo-dittatura. C'è uno che comanda e tutto è competitivo. Allora, se questa è la libertà che dice che tanto vale il 5 Stelle, se questa è la democrazia che tanto vale il 5 Stelle, è meglio la brutta politica. Noi due sappiamo che cos'è l'effetto mediatico dei 5 Stelle, poi mi farai la domanda sul vitalizio, perché è importante. Ma l'ultimo giro. Noi sappiamo a nostre spese qual è la cattiveria, allora, che riversano su due persone che ancora non sono state condannate per nessun tipo di motivo. Io ho imparato. Però poi si tengono la Muraro a Roma. Ma si possono tenere anche gli altri. Ma questo sta a dimostrare che dicono bene. Predicano cioè bene. Dicono. Forse sai che cos'è? Si sono scontrati. Il nostro elettorato, se adesso noi ci scontriamo con gli amici, non andiamo su Facebook e 500 persone dicono animale alcolizzato. Io mi sono andato ad incappare in una critica fatta nei confronti di una rappresentante regionale e me l'ha detto tutti i colori. Non è che l'abbia spento, perché siccome non mi conoscevano, ho dovuto continuare. Alla fine ho messo ZDM in Tarantino, dico voglio bene ZDM, voi tutti sapete. Cioè, questi pensano veramente che ti fanno soccombere sotto l'effetto mediatico. Però, vergogna. Però vergogna io l'Ardiello, sì, ecco, mi dicono che c'è la pubblicità. E comunque il popolo è sovrano, Luigi, lo votassero. Sì, però signori, non molte volte si ha paura di nominare un fenomeno che c'è. Piaccia o non piaccia, c'è. Io li ho tirati in casa mia i 5 Stelle, quindi chi meglio di noi. E secondo me sono i favoriti per la poltrona di primo cittadino di Taranto. Questa è la mia. In bocca al lupo a Taranto. Vediamo chi sarà. Non può essere così facile, secondo me. No, nel senso che io non posso più. Bisogna provarle. Vabbè, scusa, mi interrompo. Pubblicità. Pino Lessa, intanto un uccellino mi dice Pino Lessa tornerà in campo. Vediamo. E poi cosa succede? Queste grandi coalizioni, puntare sugli uomini anziché sui partiti, unire le menti, le professionalità più valide, perché ripeto, il fenomeno 5 Stelle, lo sottolineo di nuovo, piaccia o no, è un fenomeno che c'è. Non so a livello locale quale presa possa avere. Però alla fine lo si sottovalutava, come ricordate, prima ancora che Cito nel 93 diventasse sindaco, si pensava che fosse un fenomeno così, passeggero. Poi è stato sottovalutato e ha vinto. Ma questo è più forte ancora. Il problema però è molto più forte, Cito è locale. Vi dovete adeguare. Poi ci sono un'altra cosa, questi magistrati, si parla di qualche magistrato in pensione che anziché portare i nipotini a spasso in villa vorrebbe candidarsi, e pare che ci saranno più magistrati in pensione che hanno questa velleità, candidati sindaco. Sono convinto che alla fine non ci sarà nessuno di questi personaggi, perché non ritengo sia opportuno che uomini delle istituzioni come dei giudici si possano poi mettere in politica così giusto per passare il tempo, anche perché non sarebbero capaci, secondo me, perché il loro modo di vivere per 40 anni è stato quello
di guidare, comandare compagnia politica è tutta un'altra cosa. Io penso che è arrivato il momento che debba sparire la brutta politica, la politica cattiva. Ci vogliono uomini, uomini di buona volontà, che si impegnino e abbiano la possibilità di farlo pure, a cercare di risollevare un pochettino questo territorio che veramente, onestamente, sta proprio a terra. Quindi secondo me è una questione di uomini e di programma, ovviamente, no? Perché chiaramente è finito il tempo di dire parole, dobbiamo dire poche cose fattibili che si devono fare. La gente deve capire che non vogliamo più numeri, programmi, progetti che poi non si realizzano mai. Dobbiamo fare parlare di cose umili, piccole, ma che si devono poi fare, perché è giusto mantenere gli impegni che si prendono. Questa è la verità. Però non potrebbe esserci la... Perché non posso la gelosia politica, no, tra le varie forze, che farà sì che si vada ancora una volta con i simboli, o meglio, si cercherà una coalizione unitaria, però poi permarranno i simboli, ci sarà una parcellizzazione del voto e quindi poi magari i 5 Stelle che, potrebbero cavalcare questa tigre. Non è buona politica questa, perché se la gente non arriva a capire che oggi forse le soluzioni sono diverse da quelle classiche che si sono sempre avute, vuol dire che non è la politica migliore che sta portando avanti. Ma per la città soprattutto. Lardiello, Forza Italia, Lardiello, però se domani mattina si dicesse uniamo le personalità più capaci, le menti più capaci del PD, di Forza Italia, svestendosi dei simboli di appartenenza, lei come si porrebbe davanti a questa ipotesi? Il ragionamento purtroppo... Perché non il segretario regionale, il segretario provinciale, il dottor Di Fonso, Michele Di Fonso, ha anche aperto a una certa ipotesi, Luigi, di coalizione. Il giornalistico è corretto. Io penso che però la crisi enorme sotto tutti i profili in cui purtroppo è cascata la città impone di non rifare sempre gli stessi errori. Allora, noi non dobbiamo partire dal ragionamento simbolo sì, simbolo no, quello mi piace, quello non mi piace. Noi dobbiamo fare qualcosa che faccia passare alla città il guado clamoroso in cui è finito. E allora, in questo momento noi dobbiamo ragionare sul fatto che non ci saranno purtroppo prove di appello rispetto alle scelte che si faranno per i prossimi 5 anni. E io sono d'accordo con te quando dici che in questa fase storica rischia veramente il Movimento 5 Stelle di essere il favorito per la vittoria elettorale a Taranto. Ma non lo dice né Abbate, né Lardiello, né gli amici di stasera. Lo dicono i fatti. Perché? Perché quando chi si interessa della cosa pubblica non si fa interprete in maniera sufficiente di quelle che sono problematiche enormi che stanno alla base della vita quotidiana. E dico, a questo punto tenetevi 5 Stelle. E allora, in quel caso è chiaro che la gente rischia. Se la politica crea l'antipolitica, poi. Rischia di rifugiarsi in situazioni alternative a quelle che sono le proposte. Quindi attenzione ai ragionamenti che si fanno sulla città, attenzione a chi, con rispetto parlando per i singoli, pensa che fare il sindaco di Taranto possa essere un modo per passare la giornata durante una fase di pensionamento, perché non è così, perché fare il sindaco di Taranto vuole energie, dedicare non una parte della giornata o magari le ore pomeridiane, ma dedicare la vita, le energie principali di persone, a prescindere dall'età, che possano dedicarsi a curare gli aspetti più fondamentali di giovani che stanno fuggendo in massa. E non lo dicono i dati sulla, diciamo, sull'emigrazione a livello meridionale, che sono già disastrosi, lo dice la vita quotidiana e l'esperienza di chi, professionista giovane come me, giovani imprenditori come la titolare della struttura che ci ospita, coloro i quali in maniera valorosa hanno scelto di rimanere a Taranto, si rendono conto che a Taranto, ragazzi, non ce ne sono più. Allora, se noi non ci diamo questo tipo di visione, se noi non ci cominciamo a chiedere come si fa a consentire ai ragazzi di avere un futuro a Taranto, come si fa a tenere i ragazzi a Taranto per fare gli studi universitari con una università che non trova nell'amministrazione comunale più un interlocutore, che ha avuto addirittura la necessità di dover rivedere i contratti dei collaboratori e le convenzioni col comune per dei semplici servizi di pulizia all'interno dell'ateneo.
come si fa a dire a un ragazzo rimani a Taranto, apriti un'attività di lavoro perché riuscirai a farcela? Allora noi tarantini, con rispetto per gli amici, rischiamo di essere una razza in via di estinzione. Perché le natalità sono sempre più in crisi? Perché non c'è una visione, una prospettiva di futuro. Allora, chi potrà candidarsi e vincere la campagna elettorale a Taranto deve mettere al centro di ogni questione questo. Lei si candida all'Ardiello? Assolutamente sì, ma non lo faccio per una volontà di un'ambizione personale, lo faccio semplicemente perché da un po' di anni che ho questa passione che mi spinge a interessarmi delle cose della mia città, mi metto a disposizione di chi eventualmente mi vorrà affidare un mandato. Ma non è questo, Luigi, anche se la domanda è più che legittima. Io credo che bisognerà veramente fare squadra sui valori di chi alla città gli vuole bene davvero e di chi magari, e concludo, perché il dottor Turco, insomma, stasera, riesce attraverso la competenza a mettere a disposizione competenze raggiunte anche a livello professionale, a livello imprenditoriale, a livello di vita, a disposizione della città. Il 5 Stelle, e con questo veramente concludo, ci deve far capire se il modello è quello di cui sto parlando io o è il modello di Roma. Se il modello è quello della competenza, del mettere in campo qualcosa, o il modello è quello di dire noi siamo migliori degli altri, a prescindere da tutto. Perché se l'opzione è la seconda, io penso che la città non abbia bisogno di improvvisazione e di populismo, ha bisogno di fatti concreti, perché di tempo se ne è perso l'Ardiello, tantissimo. Se la città vuole evitare di cadere nel sistema 5 Stelle, dovrebbe anche avere un po' la classe politica, la capacità di svecchiarsi, di togliersi certi tromboni della politica, perché poi avere magari quel soggetto X, che magari apparentemente è nuovo, però c'è il padrino vecchio alle spalle, il giochetto lo si capisce, no? Non ci dimentichiamo che i cittadini scelgono, quindi voglio dire la selezione più naturale però il cittadino molte volte è anche esasperato, vota in maniera di protesta e quindi esce quello che esce. Bisogna presentarsi però ai cittadini con proposte. Ecco, l'Ardiello, un'ultima annotazione, il rapporto con ATC, stiamo vedendo un cito su tutte le emittenti nazionali. Cito, sappiamo perfettamente che... Però io posso dire una cosa. Una persona che fa parte della storia della città. Cito con tutti i difetti che può avere avuto, che può avere le vicende giudiziarie, non entro. Per me è stato il miglior sindaco di Taranto degli ultimi 30 anni. Poi può aver sbagliato, sulle vicende giudiziarie non entro nel merito, non mi piacciono certi modi in cui appare in televisione, però con Cito, che piaccia o no Giancarlo Cito, la città era vivibile e nessuno lo può contestare. Secondo me non è stato l'unico momento vivibile della città, mi piace. Gli ultimi 30 anni? Ci sono stati altri momenti, dai. Scusami. Vabbè. Non sono d'accordo con te. Cino indubbiamente aveva quel carattere forte, che è riuscito a imporre su alcune cose certe sue visioni e certe sue decisioni. Però su tante altre cose, dai. No. Diceva Turco, no. Mi esponga lei. No, io ho detto, ma l'uomo della strada, ora presci, l'uomo della strada. Di drammatizzare. No, ma dico l'uomo della strada, ora non entro nel merito, però dicono all'epoca Cito comunque garantiva la vivibilità. Allora, sentire ora, no? Sentirmi dire ora che l'amministrazione comunale quest'estate, la domenica non svuotiamo i cassonetti perché dobbiamo risparmiare. Signori, ma stiamo dando i numeri veramente? Cioè, così dobbiamo fare il turista, così io ristoratore preparo i tavoli, metto i tavolini all'esterno con a fianco i cassonetti traboccanti. E allora almeno Cito poteva avere tutti i suoi difetti, ma la vivibilità te la garantiva. E il cittadino dice io pago la TARSU, mi devo trovare la domenica con i rifiuti. Con rispetto per la storia di ATC, ma io Cito ha avuto un merito sicuro, che è quello probabilmente di inculcare una parte di senso civico in più in una città dove, per dirne una, si marciava sul marciapiede, non c'erano i sensi di marcia, allora questo gli va riconosciuto, però c'è molto altro. Certamente, di cui è fatta sì, la città, però alla fine oggi non abbiamo manco quello.
vabbè, se facciamo poi il paragone con la storia di oggi, insomma, dovremmo fare una trasmissione a parte. Vabbè. Così è un altro discorso. Ma però poi c'è quello... stato il dissesto, vabbè, la fase di Bello col dissesto. E là è tutta un'altra storia, lasciamo stare che bello, lasciamo stare. Pensate chi l'ha voluto, chi l'ha fatto. Allora, chi ha comandato. Peppe Turco, parlando di corse, di battaglie per la vita, no? Per la civiltà, per il progresso, questa campagna relativa ai farmaci anti-epatite C per tutti, di cosa si tratta, come la state portando avanti? Abbiamo iniziato questa campagna a livello regionale, perché va sensibilizzato poi il governo centrale, perché all'AIFA tocca ridisegnare e rideterminare il prezzo di questi farmaci costosissimi. Abbiamo iniziato e ho chiesto naturalmente l'aiuto di tutte le forze politiche, da Luigi, da Area Popolare, a Forza Italia, con Andrea Caroppo, con tutti gli amici che potevano sostenerci, perché ho detto non è una campagna personale, l'ho iniziata come medico, come se qualcuno avesse un'idea di buona amministrazione a Taranto e la supporterei, o di ambientalizzazione tarantina, quindi io la supporterei, quindi non è una battaglia personale. Il problema è che come medico mi rendo conto, nel mondo ci sono 150 milioni di pazienti, per pazienti intendiamo tutti quelli che sono positivi e quelli che sono in fase di precirrosi o cirrosi complicata. In Italia c'è una stima di 1,5 milioni, c'è chi ne parla di 600.000, 700.000, perché poi nessuno, essendo un virus che ti infetta e la sua evoluzione è subdola, il 70% è asintomatico, ti rendi conto dopo 15-20 anni dall'ingresso nel nostro organismo, dal contagio, di poter avere delle complicanze che sono la cirrosi e poi il carcinoma epatico, la cosa peggiore. Adesso abbiamo, grazie ai farmaci antivirali diretti, la possibilità di eradicare dal 90 al 98% questo virus, si rimane immuni, quindi non è un vaccino, sono delle compresse, 12 settimane di trattamento, e si può dire che uno è guarito. È naturale che se vogliamo unire l'utile al dilettevole, nel senso che la patologia va radicata e quindi il paziente guarisce, più il diletto dello Stato, che dovrebbe guadagnare poi sulla mancata complicanza e quindi sul trattamento della cirrosi, abbiamo fatto, bisognerà anche abbiamo convincere fatto le case farmaceutiche che tutto nasce purtroppo, che speculano, purtroppo, no? Purtroppo siamo soccombenti rispetto alla ricerca americana. In America c'erano due aziende, una ha acquistato l'altra, quindi ha fatto semplicemente un'attività commerciale per evitare che venisse anticipato quel brevetto, l'ha acquistato per circa 12-13 miliardi di dollari, si è fatto il prezzo non sulla ricerca e sulla produzione, ma sull'intero prezzo dell'acquisto, quindi è stato più un problema economico che non di ricerca, e quindi abbiamo avuto questa escalation, essendo poi monopolio assoluto per quel farmaco, perché ci sono 6 genotipi poi di questo virus, in America è il primo, ma al di là di questo, che cosa si è fatto? Si è fatto come quando si sta in guerra, però all'inverso, in guerra se c'è un attacco con molti feriti si cerca di guarire quello che può sopravvivere, qui invece si guarisce, si tenta di guarire, si interviene sul più grave, perché l'eleggibilità va fatta in una certa maniera, quindi ci sono 4 gruppi, F0, F1, F2, F3, F4, F3, F4 sono quelli complicati, e però dimentichiamo che alla base bisogna eradicare il virus, quindi noi diciamo e rimoduliamo il prezzo del farmaco, perché ormai si sono straarricchite queste società, tant'è che in India, Bangladesh, Egitto costa 600 euro e qui costa da 27, 12, 15 mila euro, si contratta addirittura, chi fa il contratto? L'AIFA, l'agenzia per il farmaco, il dottor Pino, che adesso andrà in pensione, ed è segretato per motivi commerciali, quindi mi sembra una calamità di Dio questa qua, più che un'opportunità, quindi la mente umana ci ha dato questa opportunità, noi abbiamo bisogno di questi farmaci adesso che si sono arricchiti per tutti, anche per i non pazienti complicati, si eradica il virus come è stato per il vaiolo, eccetto qualche sacca, perché noi non sappiamo alla fine quanti di noi possono essere positivi all'HCV, quindi cos'è questa campagna? Diciamo, rimoduliamo e diamo i farmaci per tutti e lo diamo in maniera gratuita, non pressando né sulle tasche dello Stato né tantomeno su quelle dei cittadini, perché alla fine quei farmaci tocca a noi pagarli, perché bisogna tutelare la salute di tutti i cittadini, non solo italiani. In Italia
In Puglia ci sono 5.000 pazienti che sono stati trattati e guariti, ne rimangono 40.000, ma è sempre sottostimato, perché se io vado a fare un esame del sangue non capisco che mi possa ritrovare HCV. E perché dovrei andare incontro a una complicanza quando si può prevenire, quando io in 12 con dei costi sociali ovviamente. Ci sono poi dei trattamenti particolari, addirittura si fa per scaglioni, se tu mi compri 50.000 pezzi io ti regalo 20.000 pezzi. Meno male che nel contratto c'è una particolare situazione, dopo le 12 settimane tutto quello che viene dopo, se non guarisci, è gratuito. Quindi vediamo di eliminare questo concetto di sanità per pochi, no? Evitiamo di danneggiare quei pazienti che adesso non sono ancora in complicanza pre o cirrotica. E questa è la battaglia che io ho chiesto anche a te di fare, ho chiesto a tutti di fare, che non è mia ma è una battaglia, di civiltà. È una battaglia di civiltà, io l'ho iniziata perché sono medico e quindi ho una certa sensibilità. Penso che vedremo, su questo ovviamente non ci siano. Vediamo. Ecco, Morgante, altre battaglie nell'interesse della collettività che lei come area popolare sta portando o intende portare avanti in consiglio regionale? Sì, io prima però vorrei chiudere la parentesi sul comune di Taranto. Sì. Noi a Taranto esprimiamo un gruppo consigliare che è nel governo della città. Avete quattro consiglieri, mi pare. Abbiamo un assessore. Anche un assessore che è Giovanni Cuttagliere. È chiaro che, vedete, non c'è bisogno di cercare degli scienziati per fare un programma. Io penso che i problemi della città siano evidenti. Se qualcuno intervistasse un qualunque cittadino di Taranto, sarebbe più bravo di me ad esplicitarli. Oggi ci serve soltanto capire quali iniziative intraprendere con un programma serio. E poi io, guarda, ti dico, Luigi, io non sono convinto che siano soltanto i giovani. È riduttivo parlare solo dei giovani. Che abbiano la capacità di poter o saper operare nell'interesse della città. Io sono convinto che un mix di giovani e uomini di esperienza possa essere illuminante in un percorso che guardi l'interesse del territorio. E su questo sono convinto che l'area popolare sta lavorando sul territorio affinché il gruppo consigliare sia poi allargato ad altre realtà, soprattutto del mondo economico, imprenditori, libere professioni. E stiamo cercando su questo di sensibilizzare e incontrare tanta gente affinché il partito alla prossima tornata elettorale, al di là del programma, possa esprimere una lista che abbia espressioni della società civile tutta. Per quanto riguarda invece il mio impegno in regione, io dall'inizio della consigliatura, insieme all'amico Peppe, mi ha aiutato su un problema che sento di particolare importanza, che è quello del depuratore a Manduria. Un depuratore che il presidente Vendola voleva con lo scarico a mare e avrebbe rovinato in maniera irrimediabile un'acqua cristallina che è quella delle mie parti. Però vedi, questo progetto, che poi è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale su un ordine del giorno da me firmato, ma sottoscritto da tutti, con l'amico Peppe siamo riusciti ad avere non solo il riutilizzo totale del refluo con acqua, con DM 185, con acqua pura, e questo refluo viene trattato poi con acqua pura che possa essere utilizzato per fini irrigui. Ma addirittura questo progetto è un progetto pilota che riguarderà tutta la regione Puglia. E poi abbiamo fatto una battaglia sulla viabilità. La tabella sulla viabilità che, come ho detto prima, darà la possibilità, e abbiamo già il finanziamento approvato di due arterie importanti, la Vetrana Talsano e la Bratanico Salentina. Ci stiamo battendo per quanto riguarda l'aeroporto di Grottaglia, che per noi è un altro punto di riferimento per un brand turistico. E lavoreremo su Taranto, facciamo parte di un ristretto comitato per quanto riguarda Taranto, per fare una legge su Taranto che guarda gli interessi di Taranto. E su questo per noi Taranto è di fondamentale importanza. Per quanto riguarda poi il mio partito, non manca occasione in cui al ministro Lorenzin e al ministro Alfano io gli ho detto che noi abbiamo una necessità in cui il governo nazionale deve dimostrare realmente un interesse in un territorio che è dilaniato da patologie tumorali, che è un dato innegabile. Ora abbiamo
un break pubblicitario e poi la quinta parte. Ringrazio ancora il BB Albergo La Manna che ci sta ospitando e vedete cosa resta delle prelibatezze, nel senso che negli intermezzi pubblicitari li abbiamo letteralmente divorati. Come vedete, fra un po' occorreranno i ricambi, il turnover. Non c'è in politica, ma avremo il turnover. Non parlare di calcio, qui degli... per favore. Come? Non parlare di calcio perché la politichiamo. Salutate la capolista, per favore. Calla. La mia juventinità, la mia faziosità emerge. Ma è leggerissima faziosità. Di poco conto. Pubblicità. Bene, ripartiamo. Ultima parte di Polifemo. Pino Lessa, se Pino Lessa così decidesse, si ubriacasse, pur essendo astemio magari, e dicesse mi voglio candidare sindaco, quale sarebbe il suo programma? Ah, bella domanda. Ma certamente, come ho detto prima, sarebbe una cosa molto molto semplice, un programma molto... Intanto le molto alleanze popolare. E poi gli obiettivi, no? I soggetti e gli oggetti con cui realizzare il sogno. Sicuramente io sono per un discorso di ricerca di uomini che vogliono veramente lavorare e dedicarsi completamente e totalmente a questa città, per cercare di cambiarla poco a poco. Chiaramente serve anche l'esperienza, perché purtroppo, perché che si dica, serve la sporca moneta, quindi servono finanziamenti. La vil moneta. Servono finanziamenti, servono... Io ricordo un periodo della mia vita politica in cui ho visto arrivare a Taranto tanti quei finanziamenti, che c'erano cantieri aperti dappertutto a Taranto, un cantiere. Bisognerebbe tornare forse a quell'esperienza, vedere come fare per ritornare a quei finanziamenti, a quelle masse di denaro che avevano a Taranto, perché quello significa mettere in moto l'imprenditoria, mettere in moto l'occupazione, giovani, come dire. Quindi sicuramente questo si può fare solamente con l'unione di uomini che vogliono fare questo. Io prima ho usato un'espressione, far fuori la politica, quella cattiva, quella brutta, lasciare in piedi quella buona, sia colorata che non colorata. Come il colesterolo, no? Quello buono e quello cattivo, no. Dottor quindi, Turco, mi insegna. E quindi alla ricerca di... HDL ed LDL. Politica, molte LDL. Molte, quindi bisognerebbe farla fuori. Se riuscissimo a fare questo tipo di discorso, sicuramente sarebbe molto più facile poter bloccare questa discesa che tra l'altro sta avendo e ricominciare una strada che la porti... verso l'alto, diciamo. Io nei giorni scorsi ho avuto modo di intervistare il sindaco di Napoli, De Magistris, il quale è venuto a Taranto per il bicentenario della morte di Paisiello. Intanto prego la regia di mandare l'intervista. Sindaco De Magistris, Taranto e Napoli, due realtà accomunate dalla storia, dalle tradizioni, dalle sensibilità artistiche e musicali nello specifico. Come conduttore di Polifemo, una trasmissione autogestita, abbiamo avuto l'idea di lanciare una sorta di scambio culturale, di gemellaggio tra virgolette, tra Taranto e Napoli, e ufficialmente in questa sede ci piacerebbe proporle questa idea. Partire dal discorso degli ipogei, per parlare della risorsa mare, per parlare dell'artigianato, per affrontare insieme i problemi sociali, due realtà del sud che devono essere protagoniste. Sì, ma io credo che anche questa manifestazione vada nella direzione di come le città del sud debbano necessariamente dialogare di più e mettersi maggiormente in connessione. Abbiamo visto anche in questi giorni a Bari con gli altri amministratori locali, col Teatro Petruzzelli e il Teatro San Carlo, qua attraverso Paisiello, attraverso gli ipogei. Il Sud si deve unire di più, essere più forte, più consapevole delle proprie capacità, e noi da capitale del Mezzogiorno, dalla più grande città del Sud, sicuramente vogliamo andare in questa direzione. La vera piaga è la crisi occupazionale, che ha ovviamente dei tristi risvolti nel sociale. Lei da magistrato e ora da primo cittadino, come controllare certe emergenze sociali per evitare che possano poi degenerare? Beh, ci lavoriamo ogni giorno per cercare di riscattare i nostri territori attraverso la cultura, attraverso gli investimenti nel sociale, attraverso il consolidamento delle condizioni per creare lavoro nei nostri territori, e lo facciamo anche senza risorse economiche, perché poi i governi
nazionali continuano a discriminare il mezzogiorno da questo punto di vista, però registriamo dei segnali di grandissimo incoraggiamento. La città di Napoli si sta investendo molto, siamo primi in Italia per crescita turistico-culturale negli ultimi mesi, c'è un'esplosione di creatività e di protagonismo popolare mai visto, quindi io sono assolutamente fiducioso. Per completare, per finire il nostro incontro, la nostra chiacchierata, la questione ambientale. Taranto vive il dramma dell'Ilva, ma la Campania vive il dramma della terra dei fuochi, anche qui purtroppo due elementi che accomunano questi due territori. Sì, anche se la terra dei fuochi non è un tema napoletano, è un tema campano, sicuramente accomuna l'Italia Sider di Bagnoli e l'Ilva di Taranto, il disastro ambientale, il fatto che ci hanno costretti a dover sacrificare uno dei diritti, o il diritto al lavoro o il diritto alla salute, e questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Ritengo che quello alla salute sia prioritario, insopprimibile. È insopprimibile, ma è assurdo che noi dobbiamo scegliere tra questi diritti. Noi abbiamo diritto al lavoro, come dice l'articolo 1 della Costituzione, il diritto alla salute, come dice l'articolo 32 della Costituzione, e il diritto a preservare la natura, come dice l'articolo 9 della Costituzione. Come vedete, la Costituzione va attuata, non va modificata. Dicevamo, qualche battuta in vernacolo torricellese vicino al manduriano, ma ci piace la spontaneità, è bello. E dicevo, abbiamo sentito questa intervista, abbiamo visto quanto Taranto offra in termini culturali, e io, ecco, parlando col sindaco De Magistris, ho detto: ma perché non, e qui vorrei coinvolgere tutti quanti voi, perché non realizziamo un bel sogno? Io amo Napoli, questa città che ha mille problemi, ma è una città che ha il suo fascino e ha la sua storia. Ci sono molti parallelismi tra Taranto e Napoli. La Taranto sotterranea, la Napoli sotterranea, il mare di Napoli, il mare di Taranto, l'artigianato napoletano, l'artigianato tarantino. Ecco, quella che è un'idea, una sfida di Polifemo, per non dire, anche per non sentire sempre questa voce che io denuncio, che io offendo, che io critico. Noi vogliamo anche costruire e vogliamo far sì che per una volta tanto Taranto possa crescere, possa essere. E questo è uno spunto, una battaglia che lanceremo, così come verso gennaio-febbraio c'è l'idea di spostare per una settimana o due Polifemo a Palermo e fare un discorso della legalità. Prenderemo contatti con l'Assemblea regionale siciliana per parlare di legalità, la cultura della legalità. Ma dicevo, dedichiamo questi ultimi 10 minuti di Polifemo alla cultura. Il Martassolo non basta, è un patrimonio immenso, però noi abbiamo un patrimonio che purtroppo non sappiamo valorizzare. Il FAI e varie altre realtà culturali ci hanno fatto vedere quei piccoli anfratti, quelle zone di Taranto da cui emerge cultura. Basta scavare un po' a via Anfiteatro, fare i lavori per una tubatura e vedete cosa esce, l'archeologia tutta Taranto. No, dicevo, per dire, no, mi anfiteatro, perché nelle vicinanze dell'anfiteatro, basta scavare un metro, l'Ardiello, come sfruttare questo patrimonio? Perché altrove c'hanno una pietra e te la valorizzano. Da cominciare un percorso dal principio, da zero, perché in questo momento l'offerta ricettiva, l'offerta turistica a Taranto è relegata a iniziative di privati. Se ci sono i privati che si inventano il bed and breakfast, l'hotel, e da soli devono mettere in rete la loro offerta con i cassonetti pieni di immondizia la domenica, il turismo non esiste. E allora è chiaro che l'istituzione comune è tutto l'indotto, perché poi si diceva prima, sono d'accordo, non è solo un problema di politica, è anche un problema di ogni tipo di rappresentanza che c'è in città, dovrebbe fare il proprio dovere, dovrebbe essere anche un po' svecchiata, secondo me, non sotto il profilo anagrafico, perché non è un fatto di anagrafe, ma anche sotto il profilo dell'entusiasmo, perché chi ricopre magari per 20-25 anni la presidenza di un ente, insomma, probabilmente l'entusiasmo iniziale, diciamo, che un po' l'ha perso, perde la spinta a voler essere, diciamo, benevoli. E quindi come si fa? Bisogna mettere in rete tutti coloro i quali hanno voglia di fare, creare magari anche una fondazione che si occupi del rilancio del turismo, metterci i titolari di strutture, i titolari di ristoranti, i titolari di alberghi,
coloro i quali hanno una visione, soprattutto l'offerta culturale della città, va inquadrata in una logica di offerta che non deve essere, adesso mi ribello alla mano come ha fatto il dottore, non deve essere per i tarantini, deve essere rivolta a chi sta all'esterno. Allora immaginiamo domani di fare i turisti a Taranto, arrivare in città e voler avere delle informazioni su i 4, 5, 6 punti storicamente più apprezzabili da visitare. Chi ce le dà queste informazioni? Nessuno. Allora andiamo su internet, esiste un portale su internet dove si danno le informazioni? Non esiste. Esistono delle guide che sono organizzate, ripeto, al di là dei valorosi che lo fanno autonomamente, non ci sono. Allora il turista che domani arriva a Taranto non sa che cosa fare. Quando il presidente dell'autorità portuale Prete, che è persona il cui impegno va sicuramente apprezzato, ha dato l'annuncio di essersi battuto per ottenere 2-3 crociere che l'estate prossima si dice dovrebbero arrivare a Taranto, la domanda che io mi sono fatto e che gli ho anche rivolto in un incontro è stata: scusate, ma questi quando scendono dalla nave dove li portiamo? In Città Vecchia non c'è un negozio di souvenir, quello che è presente è sporadico, è diciamo fuori da una logica di offerta, fuori da una logica di unione, ma è frutto di iniziative private. Sì, sicuramente, voglio dire, anche la rivalutazione degli ipogei sotto il profilo della possibilità di visitarli, qualcosa in più in termini di presenza ha fatto, ma non è sicuramente quello che ci serve. Ci serve collocare la città su un piano di un'offerta nazionale e avere anche delle risorse dove attingere. Parlando di Taranto, mi sposto a Pidolessa, viene il turista a Taranto, vede le strisce blu e dice: ora vado a pagare il ticket. Poi si trova sommerso da parcheggiatori abusivi. Non si può fare cultura e fare turismo se c'è un'anarchia e c'è un abusivismo a tutti i livelli. Anarchia, a livello di abitanti ci sono diversi problemi a terra. No, ma parlo della piaga abusivi. Signori, presidente dell'AMAT, massimo rispetto per lei, dottor Poggi, ma il centro di Taranto, e le forze dell'ordine lo sapranno, i vigili urbani lo sapranno tutti, ecco perché dobbiamo fare un'azione sinergica di tutte le forze dell'ordine, e ai parcheggiatori veri e propri, agli ausiliari della sosta, purtroppo si sono sostituiti gli abusivi. Signori, questa è la realtà. Questa è una piaga che esisteva. Parcheggiatori abusivi, parcheggiatori veri minacciati anche dagli abusivi. Questa è una piaga che riuscimmo a eliminare. Capite perché ci voleva Cip? All'epoca riuscimmo a eliminare il 90% di questa piaga, perché chiaramente i nostri operatori, i nostri ragazzi che oggi sono tutti l'AMAT, col cuore veramente lavoravano e riuscivano in qualche maniera a eliminare il problema dell'abusivismo, lo mettevano da parte. I problemi della viabilità da questa città sono tanti, anche perché questa città è fatta in maniera veramente particolare, è l'unica città in muto, io conosco un po' del Ginevra che finisce proprio in muto, no? Niente, ci sarebbe da riprendere un po' tutto il discorso e rivedere un pochettino il fatto, per esempio, dei cordoni che sono stati messi, il fatto che hanno levato un sacco di posti auto perché qualcuno ha messo quegli strumenti lì vicino alle strisce e compagnia bella. C'è da rivedere un po' tutto. Una cosa volevo dire a proposito del turismo: vedi che il portale sta, l'automobile di Taranto lo sta facendo, è quasi finito, stiamo finendo le ultime riunioni tecniche con alcune istituzioni. Mi parlava di comune. Abbiamo sì, lo so, ho capito, mi sto parlando. Sussidiario. Appunto, l'automobile è intervenuta e copiando quei portali di Firenze e di Parigi ne ha fatto uno per Taranto. Noi lo stiamo adesso diffondendo, fra poco, questa è un'anteprima, faremo una conferenza stampa in cui annunceremo questa nuova iniziativa turistica per la città, sperando che tutti quanti collaborino, i comuni, perché in questo portale vogliamo che ci siano tutte le notizie tarantine, ma parlo della storia, parlo dal turismo, parlo degli alberghi, i ristoranti, tutte le manifestazioni che fanno i comuni. Se questo portale riesce a concentrare questa massa di notizie, sicuramente quando verrà il turista già saprà cosa potrà fare a Taranto. Ok, concludiamo questa parte di Polifemo con i due, devo dire, ambasciatori tra virgolette di Taranto in regione. Vi affidiamo Taranto perché ha bisogno di essere rappresentata, però noi non vogliamo fare, cioè, chiaramente in Puglia la guerra, no? Con le altre province, però per un motivo o per un altro, se non stiamo bene attenti,
gli altri cuginetti pugliesi ci sbranano. Turco. Ci vuole un'azione sinergica con l'amministrazione comunale, perché noi abbiamo sempre dimostrato in consiglio regionale l'attaccamento a questa terra in maniera molto anche morbosa, e tutte le volte che abbiamo litigato, abbiamo alzato la voce, si è trattato non di Torricella di Manduria ma per Taranto, e vi posso dire anche in maniera molto non molto pacata e non molto educata, quando si è parlato di ambiente non ci siamo arrabbiati, siamo arrivati alle volgarità, quando si è parlato di Ilva, di morti, noi abbiamo urlato e gridato. Gli effetti quali sono stati? Quelli di intervenire su un polo oncometeorologico, ma è un disonore, perché sapere di avere un'eccellenza oncometeorologica non è un vanto, è la storia di Taranto che soccombe su... ecco, io avrei voluto anzi un ampliamento del MART, oppure degli scavi archeologici per recuperare altri ipogei, e non sicuramente un polo oncometeorologico d'eccellenza. Per quanto riguarda, lo ripeto ancora, al di là dell'appartenenza territoriale, si parlava prima con Mimmo della rappresentatività prettamente tarantina, non è possibile con le regole in campo, per il sistema elettorale, avere la sicurezza di essere eletti. Noi abbiamo avuto un periodo in cui in consiglio provinciale non c'era un tarantino quasi. L'ultimo, il penultimo. Eppure, ora c'è solo Liviano, eppure, Tarantino. Eppure, io mi considero tarantino. Io sì, no, parlavo comunque, di Taranto, come... Io non sono in campagna elettorale, io non ho parlato prima, perché non sono in campagna elettorale per Taranto, né tantomeno un gruppo organizzato a Taranto, e quindi non sto facendo campagna elettorale in maniera becera. Io sto parlando, loro lo stanno facendo in maniera... composta, perché stanno parlando di problematiche, non stanno facendo niente di particolare, anzi mi congratulo con le idee espresse dagli amici di Taranto, ma quando si parla di Taranto noi realmente abbiamo dato e cerchiamo di dare una mano a Taranto, perché io sono dell'avviso, così come è dell'avviso Luigi e altri, che senza Taranto, senza i grossi centri, senza Taranto, Martina, Manduria, non ci può essere sviluppo, ma quale sviluppo può dare un territorio di 4.000 abitanti quale Torricella? Può essere sviluppo per 200 abitanti, ma se non diamo, ecco, quella, e quando si parla di cultura, io sono convinto che Taranto è più amata dai non tarantini che è più conosciuta, amata in quel senso, certo. Perché la cultura tarantina non è quella che stiamo dicendo, qui c'è un filone che ha arricchito Taranto e che poi piano piano non è andato perso, si è nascosto, quasi okay. Per vergogna. Allora, cerchiamo di dare una mano a Taranto, noi consiglieri regionali, e lo stiamo dimostrando per quello che possiamo ottenere. Nello stesso tempo però cercate di avvisare gli amministratori che non perdano tempo a livello comunale, perché molti contributi delle finanziamenti perché e progetti. Poi molti contributi vanno persi, e non vorrei fare di nuovo la figuraccia con i leccesi quando ci dice la Capone, giustamente, vi vengo a fare abbaglio, no? Per evitare che voi possiate perdere. Okay. No, ma non è stata colpa della Capone, voglio dire, con tutto il rispetto, ma evidentemente sopperire a quelle che sono le carenze poi strutturali per non presentare dei progetti da parte di un assessore che non è nostro, è pugliese, ma è leccese, beh, non è che ci faccia molto godere. Morgante. No? Anzi, dobbiamo ringraziare pure la Capone che ci ha avvisato, cercate di non perdere questi finanziamenti. L'amore verso Taranto è dimostrato proprio da non... azioni estemporanee. Noi abbiamo parlato di viabilità, abbiamo parlato di sanità, in cui Taranto è al centro della nostra idea sanitaria, in cui lo abbiamo dimostrato anche cercando di dare un reparto di eccellenza oncologico. Ma soprattutto è la cultura. Noi abbiamo detto che l'Ilva la vogliamo riconvertire. E nella bonifica abbiamo pensato di immaginato con che Taranto possa avere anche una riconversione economica. E in che maniera? Vedi, se partono veramente questo con Prete ci stiamo sentendo affinché ci siano veramente questi approdi delle crociere. Perché noi abbiamo una particolarità della provincia di Taranto, non Taranto città, ma la provincia di Taranto è l'unica provincia che ha due mondi culturali, quello della Magna Grecia e quello dei Messapi. Ha nel suo interno, nel suo territorio, ha delle eccellenze che sono la Valle d'Itria. Allora, se tu immagini che un turista possa approdare a Taranto
e possa avere la possibilità di vedere Taranto nei suoi, Taranto e provincia nei suoi vari aspetti. Può andare in Val d'Itria, può vedere Taranto, può vedere i nostri splendidi Poggei, può vedere la cultura dei Messapi, Manduria, quei posti bellissimi. Abbiamo eccellenze, il vino, l'olio. Allora, questo significa che noi dobbiamo caratterizzare la città di Taranto e tutta la provincia di Taranto in un nuovo modello culturale e turistico. È quella la scommessa. Ma per fare questo, perdonami, abbiamo due momenti irripetibili. Il CIS e tutto ciò che oggi è c'è la possibilità di poter finanziare attraverso bandi importanti che vanno all'agricoltura, al PSR, ma quelli che stanno per uscire, che sono momenti ripetibili, perché nel 2020 questa stagione di finanziamenti finisce. Okay. Bene, scusa, Luigi, diciamo francamente, da Tarantino, Doc e da Pugliese, per governare bisogna andare da te. Certo. Allora scegliete un sindaco, scegliete degli amministratori. Scegliete dal colore politico. Che scusa hanno. Se mi permetto, no, scusa. No, no. Al di là dell'esperienza, che ami Taranto, un sindaco se non ama la propria città non può fare il sindaco, certo. Non può fare nemmeno il padre di famiglia, e quindi scegliete, sappiate agire, perché io lo ripeto, la provincia di Taranto guarda a Taranto in maniera particolare, non può svilupparsi in maniera autonoma, tutto. Noi guardiamo tre centri, Taranto, Manduria e Martina. Questi sono stati i tre cardini per lo sviluppo degli anni 60-70, vero? Questi sono. Allora li mettiamo in rete un intero sistema. Ok. Va bene? Altrimenti se non amiamo il nostro territorio, nessuno può governare. Termina qui una puntata davvero ricca di Polifemo. Abbiamo parlato costruttivamente di tematiche di ampio respiro, quelle che riguardano lo sviluppo del territorio ionico. Lo abbiamo fatto con l'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia, con il dottor Peppe Turco, Emiliano. Dito che sei più informato, perché qual è mi la sfugge lista? Il nome, non la Puglia con Emiliano. La Puglia con Emiliano, perché no? Rimighi, perché no. Perché la battuta è questa: io quando ho fatto l'attività, poi la propaganda elettorale, la Puglia con Emiliano, allora per la velocità a modo mio, feci la Puglia per Emiliano, sbagliando poi. Vabbè. Comunque andò così, nessuno si è reso conto, ha portato bene. Area Popolare, Luigi Morgante, consigliere regionale. Buonasera. Dottor Pino Lessa, cittadino, questa veste, cittadino, presidente del direttore, pardon, dell'ACI di Taranto, già consigliere comunale, e un uccellino, candidato sindaco. Io sono contro la caccia. Facciamo in bocca al lupo. Io sono contro la caccia. Non è lo stesso di Del Piero l'uccellino. No, quello è l'acqua. Non fare pubblicità. Magari mi facessi un po' di pubblicità. Quell'acqua lì, almeno incasseremmo un po' di soldi. È tutto, l'appuntamento per venerdì prossimo. Polifemo, l'occhio di Abate, l'informazione libera della città. Buonasera.